Ciao, benvenuti sul canale Grazio Bottazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciate un messaggio. Oggi faremo la seconda parte del tutorial di questa borsa in croche. Abbiamo fatto i due lati, il davanti e il dietro. Di lunghezza sono 35 centimetri e di altezza sono 20 centimetri. Il materiale per realizzare questa borsa, io ho utilizzato il cordino Zosma. È un cordino 100 grammi, sono 120 metri. Si possono utilizzare i ferri a luce netto del 3 o del 5, 100% poliester. Questo cordino l'ho preso dal sito www.lanamaria.it. Con questo cordino utilizzeremo un uncinetto del 4,5. E adesso vi spiego come realizzare. Questo sarebbe il bordo della borsa e il manico. Andremo a fare una tracolla. E adesso vi faccio vedere come realizzare. È lo stesso punto che avete fatto qui. La lunghezza è di 168 centimetri, mentre la larghezza è di 6 centimetri. Adesso vi faccio vedere come lavorarla. Andiamo ad eseguire 8 catenelle. Questo è il nodino, non lo contiamo, anzi lo contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo nel primo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Un punto basso. Adesso andiamo a fare un giro di punti bassi. In questo modo abbiamo fatto 8 punti bassi, una catenella, giriamo il lavoro, nel primo punto andiamo ad eseguire un mezzo punto alto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo, usiamo. Abbiamo 3 punti, prendiamo il filo, lo mettiamo sull'uncinetto, entriamo in entrambi i punti. Nel punto successivo un punto basso, nel punto successivo un mezzo punto alto, nel punto successivo un punto basso, nel punto successivo un mezzo punto basso, un mezzo punto alto, un punto basso, un mezzo alto e punto basso. Entriamo e prendiamo tutti e due i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, usiamo e andiamo ad eseguire un punto basso. Adesso andiamo avanti in questo modo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, andiamo ad eseguire una catenella e giriamo. Qui prima abbiamo fatto un punto basso, adesso andiamo ad eseguire un mezzo punto alto. Qui abbiamo fatto un mezzo punto alto, andiamo ad eseguire un punto basso. Qui abbiamo fatto un punto basso,
andiamo ad eseguire un mezzo punto alto. E la lavorazione procede sempre in questo modo. Dove abbiamo fatto prima un mezzo punto alto, andiamo a fare un punto basso. Dove abbiamo fatto un punto basso, andiamo a fare un mezzo punto basso, un mezzo punto alto. E adesso vi faccio vedere come riconoscere i punti. Vedete, questo è il punto basso perché il punto è rivolto in questa posizione, all'insù. Perché naturalmente punto basso lo chiudiamo tutto. Questo qui invece è un mezzo punto alto, vedete? È un mezzo punto alto perché chiudiamo tutti e tre i punti insieme. Vi faccio vedere meglio. Un mezzo punto alto lo andiamo a chiudere in questo modo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo. Portiamo fuori, vedete i tre punti, adesso li andiamo a chiudere tutti e tre e rimane questa curva qua. E vedete che è molto differente dal punto basso, non potete sbagliare perché vedete il punto basso è rivolto in su, mentre il mezzo punto basso è rivolto sulla destra, si chiude sulla destra, mentre il punto basso. Questo è un mezzo punto alto, abbiamo chiuso i tre punti e questo è un punto basso. Vedete che il punto è perché l'abbiamo chiuso, la chiusura l'abbiamo fatta sopra, mentre in mezzo punto alto la chiusura facciamo sulla destra. Andate avanti finché raggiungete la lunghezza desiderata. Adesso andremo a cucire tutto intorno e lo facciamo, io lo cucio con l'ago, ma se vi trovate meglio potete farlo anche con l'uncinetto. Qui dobbiamo guardare, questa è la parte del rovescio e questa è la parte dritta. Questa è la parte dritta. E questa è la parte del rovescio. Questa è la parte del rovescio e quella là la parte dritta. Noi adesso andiamo a cucire. Innanzitutto dobbiamo prendere qui. Facciamo in questo modo. Io ho fatto in questo modo. Ho fatto la metà di qua e metà destra e metà sinistra. Poi ho misurato la circonferenza qui e ho agganciato i due ganci, angolo con il pezzo, angolo con il pezzo, così so che qui dopo dovrò cucire. Poi sono andata avanti, ho misurato e ho messo l'altro gancino da questa parte e ho fatto anche da quest'altra. Adesso ogni parte io ho e lo andremo a cucire dalla parte del rovescio. Ci posizioniamo in questo modo, alziamo il pezzo, togliamo il fermo, entriamo con l'uncinetto nei primi due e nei primi due dell'angolo. Stiamo cucendo dalla parte del rovescio. Ci posizioniamo in questo modo, entriamo e chiudiamo il lavoro. Adesso noi dobbiamo entrare adesso entriamo nei due punti di questo lato
e nei due punti dell'altro lato. In questo modo entriamo, usciamo e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Entriamo così e così, due punti di qua e due punti di là. Andiamo avanti sempre in questo modo, prendendo bene tutti e quattro i punti. Entriamo in questi due e negli altri due. E chiudiamo in un punto bassissimo. Diamo un'occhiata, come dice, come potete vedere, questa è la cucitura che stiamo facendo. E andiamo avanti sempre in questo modo. Prendiamo dentro questi due e gli altri due. Sempre tutti i punti. Noi dobbiamo entrare sempre in tutti i punti, non lasciamo fuori neanche uno. Entriamo in questi due e negli altri due. Prendiamo filo, usiamo un punto bassissimo. Entriamo in tutti e quattro i punti, prendiamo il filo, usiamo un punto bassissimo. Entriamo in questi due e in quest'altro due. Prendiamo il filo, punto bassissimo. In questo modo. Come vedete, la lavorazione esce molto bella. Andiamo avanti, lavorando sempre dalla parte del rovescio, in modo che questa cucitura non si veda. Questa è una borsetta a tracolla. Entriamo in questi due e in quest'altri due. Prendiamo il filo, usiamo un punto bassissimo. Due, due di là, prendiamo il filo, usiamo un punto bassissimo. Andiamo avanti in questo modo finché arriviamo in fondo al giro, qua, all'angolo. Abbiamo cucito questa parte, siamo arrivati in fondo. Togliamo il fermo e adesso andiamo avanti in questo modo. Entriamo nei primi due e negli altri due. Ora dobbiamo fare l'angolo. L'angolo entriamo due volte nello stesso punto. Uno e due volte. Perché un punto termina questa parte e l'altro punto inizia l'altra parte. Adesso andiamo avanti. Questi fili poi li andremo a bloccare, poi vi faccio vedere come bloccare i fili. Entriamo in questi due e in quest'altro. Prendiamo il filo, usciamo un punto bassissimo. Entriamo in questi due e in quest'altro due. Prendiamo filo, usciamo un punto bassissimo. E così abbiamo fatto anche l'angolo. Poi naturalmente io non vi ho fatto vedere come foderarla, ma se volete realizzarla più rigida, andate a foderarla. Foderarla vi dico un po' come si prendete la fodera. Tagliate i pezzi,
tagliate le misure, poi le cucite. Unite la fodera con la bozza. Cucite i pezzi e poi li unite tutti insieme come vi sto facendo vedere adesso. Poi vi farò anche un tutorial e vi farò vedere anche come fare la fodera all'interno di una borsa. Adesso noi andiamo avanti, prendiamo due da questa parte, due dall'altra, prendiamo filo, usciamo e chiudiamo con un punto bassissimo. Uniamo sempre i due punti con gli altri due punti. Andiamo avanti in questo modo. Quando arriviamo all'angolo, entriamo due volte nello stesso punto e poi arriviamo da questa parte finché andiamo a terminare la borsa. Io ho deciso una cosa. Cucendo ho notato che esteriormente questa cucitura che si vede dalla parte mi piace molto. Quindi terremo la cucitura, la facciamo non interna ma esterna, così si forma questo bordo che a me piace molto. Come potete vedere, questa è la forma di metà borsa. Adesso vi faccio vedere le codine. Le facciamo andare dall'altra parte, tutte le codine. Con l'uncinetto. E poi le andremo a bloccare in questo modo. Qui siamo dalla parte all'interno. La codina andremo a bloccarla, entriamo con l'uncinetto in questo punto, prendiamo la codina e rientriamo. Adesso io vi faccio vedere come fermare la codina con l'ago. Ci inseriamo in un punto e tiriamo. Poi andiamo avanti, inseriamo altri due punti e tiriamo, così man mano lo andiamo a bloccare. Prima di tutto, quando lo blocchiamo, gli faccio sempre due nodi, poi vado avanti in questo modo che vi sto facendo vedere. Potete entrare in qualsiasi punto, l'importante è che lasciate un bel pezzo di filo in modo che riusciate a bloccare bene tutte le codine. Poi arrivate a un certo punto, andate a tagliare il filo. E così rimane pulito il lavoro. E così facciamo per tutte le altre codine. Adesso io ho bloccato i quattro angoli. Per comodità li metto da questa parte. Tolgo un fermo. Inserisco l'uncinetto qui e inserisco l'uncinetto in questo angolo. Prendo il filo in entrambi i punti. Prendo il filo e chiudo. Così mi sono bloccata. Poi le codine le andremo a bloccare all'interno della borsa.
Andiamo avanti, entriamo nei primi due e entriamo negli altri due. In questo modo. Prendiamo il filo, entriamo e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Entriamo nei primi due, entriamo negli altri due. In questo modo abbiamo i due qui e i due con il metro. Prendo il filo, esco e di nuovo eseguo un punto bassissimo. Lavorazione prosegue sempre in questo modo. Entriamo nei primi due, entriamo negli altri due. Prendiamo il filo, usiamo e rientriamo un punto bassissimo. Entriamo nei primi due, entriamo negli altri due, prendendo, facendo attenzione di prendere tutti e quattro i punti. Prendiamo il filo, usiamo e chiudiamo. Si sta formando la lavorazione che è questa qua. A me piace molto, quindi la terrò da questa parte. Entriamo nei primi due e entriamo negli altri due. In questo modo prendiamo il filo, chiudiamo in un punto bassissimo. E andiamo avanti sempre in questo modo quando arriviamo all'angolo. Entriamo due volte. Andiamo avanti, come vi ho fatto vedere, arrivati all'angolo, entriamo due volte e qui chiudiamo entrando due volte nello stesso punto. Abbiamo terminato tutte le cuciture e la borsa si presenta in questo modo. Adesso io andrò avanti, sto pensando di metterci un bel bottone fatto. Non so, adesso vedrò se farlo col cordino o con un altro filato, un bel bottone per chiuderla. E poi la tracolla l'ho cucita insieme, facendo lo stesso modo di cucire che vi ho fatto vedere prima. Questo è il tutorial della borsa. Adesso andrò a bloccare tutte le codine. Anche quelle interne, e questa è la borsa che abbiamo realizzato ora. Il tutorial è così terminato. Ciao al prossimo video.